Ciao ragazzi. Oggi non è né agli Juventini, né agli interisti, né ai ferraristi che parlo. Oggi parlo ai miei concittadini, tifosi della maglia biancorossa che nel suo piccolo ha anche fatto la storia. 4 anni di Serie B e vabbè, sono poco e nulla in confronto di altre realtà. 4 anni senza perdere in casa, dall'80 all'84. I miei amici, anche del nord, quando ero a militare, mi dicevano: sto cazzo di Barletta non c'è cazzo, o è uno o al massimo è X quando gioca con la prima in classifica. Questo era il Barletta conosciuto in tutta Italia. Oggi la squadra della mia città è retrocedita in eccellenza al termine di una stagione che anche come giornalista che ha raccontato le vicende della scuola della sua città ancora faccio fatica a capire. Una squadra che l'anno scorso è arrivata a 5-6 punti dal primo posto, una squadra che a un certo punto sembrava potesse davvero lottare per la Serie C l'anno scorso. Cosa fa la Cavese? Cosa fa la Cavese l'anno scorso? Cosa fa la Cavese? Poi, fra i due litiganti, ha goduto il terzo, il Brindisi, con un grandissimo finale di stagione. Oggi la squadra della mia città ha un anno di distanza e dopo tante peripezie retrocedi in eccellenza. Una retrocessione che fa male. Una retrocessione da meteora proprio. Dove si è sognato, si è festeggiato una Coppa Italia dilettanti, vinta a Rieti. Rieti dove io c'ero e a un certo punto sì, ci sono andato per il mio giornale, ma guardate, ci sarei andato anche gratis a mie spese, perché fu un qualcosa di talmente bello al gol di Manuel Visani. Praticamente Rieti è esplosa, 2000 barlettani, anche più di 2000 barlettani a Rieti. Roba che mezza Serie B, 2000 in trasferta non li fa. Mezza Serie B, 2000 in trasferta non li fa. E anche quest'anno, certo non 2000, però in casa 4-5 mila spettatori. E adesso con un pubblico del genere, dopo il tanto agognato Putigli, dove la società, con una città dietro, mise alle strette il sindaco per poter riaprire lo stadio, adesso parte di quella, di ciò che è rimasto di quella società, al termine di una stagione fatta di un errore dopo l'altro, io prima di giudicare, perché fino adesso, oddio, i fatti sono sotto gli occhi di tutti, quello che è successo alla squadra, una squadra smantellata. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Però
in questo anno si è sentita sempre solo una campana. Se solo l'altra si degnasse di dire come è possibile essere finiti in questo modo. Magari ascoltiamo le sue ragioni, ma niente. Oggi una squadra, una annata nata male è finita peggio, davvero. Nata male è finita peggio perché noi avevamo Mister Ginestra, no? Che per me è un bravo allenatore, di quelli moderni che vanno per la costruzione dal basso. Voi sapete cosa ne penso io. La squadra non era eccezionale, il mister l'ha detto. E il mister l'ha detto che ci voleva un attaccante. Il mister lo ha sempre detto. E con Mister Ginestra, nonostante la squadra non fosse proprio eccelsa, comunque avevamo fatto 20 punti. Eravamo alle soglie della zona playoff. Poi il crollo. Si perde il derby con la Fidelis 4-3 al termine di una partita giocata bene, con un avversario più forte di noi, ma giocata bene e con tanti rimpianti, con la sconfitta che forse neanche meritavamo. Poi perdiamo in casa con l'Altamura, che è la squadra che ha vinto il campionato. Pareggiamo in casa del Casarano dopo una partita coraggiosa. Loro meritavano la vittoria, ma era una delle favorite. Però un bel pareggio. Poi il crollo. Il crollo con Martina, le dimissioni di Mister Ginestra, tutto è stato uno schifo dietro l'altro. Il ritorno di Mister Dino Bitetto, che era già stato a Barletta, ci aveva portato dall'eccellenza alla Serie D 98. Poi con Mister Bitetto le cose peggiorano. Arriva Mister Ciullo, un altro bravo allenatore, però la squadra non va. Giocatori con passato anche in Serie A a grandi livelli, che a conti fatti hanno spaccato uno spogliatoio. Uno spogliatoio che era una famiglia. Uno spogliatoio che in 3 anni, dal playoff in eccellenza, perso malamente col Corato, all'apoteosi della promozione in eccellenza, trionfo in Coppa Puglia e in Coppa Italia, fino al quarto posto dell'anno scorso, sempre con Mister Farina, grandissimo Mister Farina, che nel frattempo ha ottenuto un'altra promozione, un'altra Coppa regionale in quel di Sarno. Molti colpevoli, nessun colpevole, si dice in questi casi. No, qui i colpevoli ci sono, a partire dalla società. Ha dei calciatori che hanno sì l'attenuante di aver disputato una stagione in un ambiente non proprio favorevole. Però a certi livelli devi anche avere i coglioni per giocare in certe piazze. Sì, la società, sì, tre allenatori di cui gli ultimi due non sono riusciti a cavare il ragno dal buco, ma anche dei calciatori che hanno reso non meno, ultra meno, la radice quadrata di quel che potevano rendere. Hanno reso, perché nessuno mi toglie dal cervello che la mia squadra non era da retrocessione in eccellenza. D'accordo, il fattore ambientale, il fattore societario, tutto quello che volete, ma in campo ci vanno loro. A conti fatti, se non hai le palle per una piazza come Barletta, che potenzialmente non dico sia da Serie B, ma da Serie C alta classifica sicuro, almeno da Serie C alta classifica, e invece è finita come è finita. E mentre torno dalla comunione, da una
servizio fotografico per una prima comunione, mi arriva la notizia di questa retrocessione, che apre un periodo buio, buio come questo cielo qua, grigio, plumbeo, che minaccia temporali. Perché davvero non si sa che fine farà questa squadra. Credevamo di esserne usciti dopo i 7 anni di eccellenza senza stadio. Credevamo di esserne usciti una volta per sempre. E invece siamo ripondati all'inferno. Ora. Chi è conscio delle proprie responsabilità se le assuma. Se le assuma. Tragga le conseguenze, se il caso si faccia da parte. E niente, ho poco altro da dire, se non che sono veramente amareggiato per questa retrocessione. Passerà, torneranno tempi migliori. Però a questo punto la classe imprenditoriale barlettana si metta una mano sulla coscienza, oppure si ammetta di non essere all'altezza di per fare calcio a certi livelli, e si apra ad un papa straniero, perché qua davvero rischiamo di non uscirne più. Davvero rischiamo di non uscirne più. Si torna in eccellenza, mestamente. Però con la consapevolezza che si può e si deve rinascere. Ma a questo punto ci si faccia un esame di coscienza, tutta la piazza, classe imprenditoriale in primis, ripeto, perché se non si è in grado di far calcio a certi livelli, a questo punto la piazza se ne faccia una ragione. Qui ci vuole il papa straniero, altrimenti la tarantella sarà sempre quella: eccellenza, serie D, serie D, eccellenza, sarà sempre quella. Purtroppo i di Cosola, Francavilla, i Roggio non ci sono più. Un'intera classe imprenditoriale non c'è più. Un intero settore produttivo a certi livelli non c'è più. Quindi prima ce ne facciamo una ragione e meglio è. E comunque, al di là di tutto, passano gli anni, i giocatori, i presidenti, gli allenatori, ma il Barletta resta. Avanti Biancorò, risorgeremo sempre forza Barletta, sempre. Iscrivetevi al canale.